Mi è piaciuto molto il messaggio finale quando gli hanno chiesto cosa fare in questo momento particolare, e lui ha sostanzialmente risposto di preoccuparsi soprattutto per se stessi, no? Cioè di stare bene noi e di non confrontarsi con gli altri. Questo è un tema grande, un tema profondo da trattare. Potremmo fare una serata anche, ma se volete ne parliamo anche un po' questa sera, perché è un tema veramente uno dei pilastri per essere sereni, per essere felici, no? Il trovarsi, lo smettere di preoccuparsi degli altri totalmente proprio, e che sbattersene completamente di quello che pensano o fanno gli altri, e seguire la propria strada, i propri obiettivi senza nessuna limitazione, senza nessun recinto, senza nessuna vergogna anche di fare quello che ci si sente di fare. Che la cosa che si faccia sia giusta, sbagliata, apprezzata dagli altri, non apprezzata, giudicata positivamente, giudicata negativamente, se è il nostro progetto, se è la nostra vita, se riguarda noi, dobbiamo farla e basta. E gli altri si attaccano, no? In qualche modo. E questo, come ha detto Dan, sembra una grande banalità, ma di fatto non lo è, no? Perché in realtà viviamo completamente condizionati, ogni giorno le nostre scelte sono completamente condizionate da come pensiamo che quelle scelte, quelle decisioni verranno interpretate dagli altri, no? E verranno prese, accettate e non accettate dagli altri. E invece chi se ne frega, facciamo come ci pare, portiamo avanti i nostri progetti, le nostre idee, il nostro percorso, i nostri traguardi, e gli altri pensino a se stessi, e se ci giudicano, se ci vogliono giudicare, se ci vogliono dire qualcosa, non faranno altro che mostrare i loro limiti, mostrare i loro pregiudizi, no? E basta. E quello che invece noi percepiamo da loro è questo, no? Di fatto è solo come sono loro. Quando qualcuno ti giudica, sta dicendo come è lui, non come sei tu, di fatto, no? Perché ti giudica sempre, come ha detto Dan a un certo punto, attraverso il filtro dei propri occhi, della propria vita, della propria esperienza, del proprio bagaglio culturale passato, che condiziona tutto quello che ascolta e poi ne condiziona la risposta, no? Se tu sei una persona, un esempio molto banale, se tu sei una persona stressata, un input esterno potrebbe farti scattare, no? Farti scattare e farti rispondere male. Se tu sei una persona rilassata, lo stesso input esterno che ti arriva, possa essere questa una parola da parte di qualcuno, qualunque cosa, può invece non suscitare in te nessuna azione, come nella parte di pace, del guerriero di pace, no? Quando bisogna invece appunto agire con pace. E quindi le nostre reazioni, i nostri giudizi dicono sempre solo qualcosa di noi, no? Mai qualcosa sugli altri. Dicono come noi interpretiamo la realtà in base al nostro bagaglio culturale, che è limitato, che è alle volte contraddittorio, alle volte bigotto, se vogliamo, alle volte invece di grandissima apertura, di grandissima capacità di comprensione, di ascolto, di dare un buon consiglio. Ma di solito le persone che hanno una grande cultura, una grande apertura mentale, una grande conoscenza, tutto fanno tranne che il giudicare male gli altri. Anzi, si vedono bene dal trattare male gli altri, cercare di rovinargli anche con le parole sbagliate i progetti. Invece sono sempre molto sereni, gentili, cercano di non turbare l'altro perché sanno quanto il giudizio è importante. Avete visto anche la figura di Dan questa sera, com'era molto pacato e come stava molto attento alle parole che diceva, perché sa molto bene quanto è potente, no? I messaggi che porta poi una persona come lui, che ha un eco, una risonanza così grande a livello mediatico. E niente, questa è stata una riflessione finale che mi è molto piaciuta, e sono contento di averla sentita da un uomo come Dan. Nel frattempo, penso che mi abbia scritto Luca, ha scritto grazie, ci ringrazia tutti quanti per la partecipazione e alla serata, e beh, noi ringraziamo lui poi per organizzare queste cose bellissime, e anche la casa editrice. È stato un messaggio equilibrato, stare bene noi per essere in sintonia con il mondo. Questo sì, questo sì. Questo è forse la chiave, no, Carlo? Forse la chiave di ogni cosa, no? Se ogni persona sta bene con se stessa, praticamente finiscono di esserci i conflitti, no? I piccoli conflitti, ma anche i grandi conflitti. Questo è forse, e se come giustamente sottolinea anche ha detto Dan, ognuno si concentrasse a star bene. Ma star bene veramente, non nell'egoismo, nel sopruso, nei confronti degli altri, nell'avere di più, ma semplicemente nello stare in pace con se stesso, non ci sarebbero più veramente, la maggior parte dei problemi sparirebbero, no, nel mondo. Ognuno deve risvegliarsi al proprio scopo nella vita senza giudicare la vita altrui. Verissimo, Galeone.
non dobbiamo mettere la nostra vita nelle mani degli altri. Esatto. Anche un'altra bella immagine, Carlo, è: non dobbiamo dare agli altri lo scettro o la bacchetta magica che permette agli altri di comandarci, no? di influenzare, di decidere il nostro umore, anche banalmente, no? È una cosa che cerco sempre di spiegare a mia figlia, no? Questa, che invece è molto giovane, va ancora alle elementari, però è già entrata in quelle dinamiche in cui con le altre amiche, se non la trattano perfettamente bene, se la emarginano a tratti, eccetera, lei si sente, ne risente, no, moralmente. Invece so che è molto difficile da comprendere, soprattutto quando si è piccoli, ma non dare agli altri la nostra, non mettere la nostra vita, come scrivi giustamente, nelle mani degli altri è veramente tutto, eh. Ci sono adulti che non sono in grado di fare questa cosa, ci sono adulti che vivono solo perché solo in base a quello che gli altri gli dicono che dovrebbero o non dovrebbero fare, o come dovrebbero o come non dovrebbero essere. Figuriamoci i bambini, i ragazzi. È una delle cose, forse una delle consapevolezze più difficili da raggiungere, no? Ci sono, secondo me, tre grandi consapevolezze che sono fondamentali da raggiungere. Questa, che è il non dare nelle mani degli altri lo scettro per decidere il nostro umore, eccetera, e quindi sostanzialmente essere trasparenti al parere altrui e lasciare che sia un problema degli altri. Questa è una grandissima cosa fondamentale. Il due è quello di non preoccuparsi troppo del futuro, no? E non preoccuparsi troppo del passato, lo sappiamo, è il vivere nel presente, che significa godersi il momento che sia adesso, vivere adesso la vita, fare quello che ci piace adesso e non vivere nell'angoscia dei problemi passati e neanche nella preoccupazione di quello che potrebbe accadere nel futuro, no? E questi sono le due grandissime. E la terza riguarda la capacità di chiedere scusa, di ammettere i propri errori, no? Di dire sì, ho sbagliato. Sbaglio, io anche io, per esempio, no, quando a mia figlia capita di fare degli errori, no? A scuola magari la rimproverano alla maestra e quindi poi viene a casa un po' sconsolata così, no? E dico sempre: guarda che io sbaglio 10 volte al giorno, continuo a fare errori nella mia giornata, piccoli e grandi. La cosa che conta, l'unica cosa che conta, è ammetterli candidamente davanti a tutti, dire: ho sbagliato, scusate, ho fatto un errore. Ci sono cose che ho detto in passato, anche nei video, anche che ho scritto anche nei libri, che non erano perfettamente corrette, erano frutto della mia conoscenza limitata del tempo, di quando ero più giovane, di 10 anni fa anche magari, e che poi dopo ho corretto perché io ho chiesto scusa per alcune cose. E secondo me questa consapevolezza qui è l'altro grande livello di consapevolezza che bisogna raggiungere, no? Imparare a dire ok, io non sono perfetto, non ho niente da dimostrare a nessuno, non devo far vedere che sono sempre tutto, che sono sempre pronto, che sono sempre capace, all'altezza. Ho dei limiti, però allo stesso tempo so che sbaglierò, ma sbagliare però mi aiuta a crescere, mi aiuta a migliorare, e comprendo che gli altri probabilmente mi apprezzeranno di più se sarò un libro aperto, dirò agli altri: sono mortale, sbaglio come tutti, sbaglio 10 volte al giorno, scusate, cerco di fare meglio, cerco di imparare dei miei errori, cerco di crescere come persona. Cerco di essere anche intellettualmente onesto, no? Ecco, questi sono, secondo me, i tre grandi livelli di consapevolezza, no? Il non preoccuparsi degli altri, vivere nel presente e chiedere scusa e ringraziare per quello che si ha, no? Per il poco che si ha, che sembra poco, ma poi se lo confronti a quello che hanno gli altri, magari è sempre tantissimo, no? I tre grandi pilastri che probabilmente ti permettono di cambiare veramente come persona. Ed è incredibile osservare come le persone non siano quasi nessuno è così, quasi nessuno si comporta in questo modo, quasi tutti sono vivono in un mondo iper veloce, iper agitato, iper preoccupati di tutto, iper preoccupati per il futuro e iper affranti dai problemi passati. Quasi tutti non sono in grado di chiedere scusa, no? Quando combinano qualcosa non li senti mai pronunciare scusate, ho sbagliato, ho fatto un errore, tiriamo una riga, ricominciamo, no? Quando litigate in coppia, quando si litiga in coppia, no? Quando è che mai diciamo ok, basta, ammetto di aver sbagliato, ho detto una cosa sbagliata al momento sbagliato, mi è scappata una parola, scusa. Questo risolve ogni problema, no? Istantaneamente, spiazza quasi l'altro completamente, no? Che invece vorrebbe magari litigare ancora perché è un po' arrabbiato. E chi lo fa? Non lo fa nessuno questa cosa qua, o comunque pochissimi che hanno
capito che non vale la pena, no, nella vita atteggiarsi da perfetti quando siamo tutti ultra imperfetti e ultra fallaci, siamo tutti pieni di scheletri nell'armadio, eccetera. E chi lo fa? Non lo fa nessuno. Però chi riesce, secondo me, chi riesce a comportarsi nelle situazioni in questo modo qui, cioè alla fine all'ammettere di essere mortale come tutti, godersi l'attimo presente e non preoccuparsi troppo di quello che accadrà, secondo me cresce come individuo nel tempo, applicando queste cose nel quotidiano, cresce come individuo nel tempo tantissimo, mentre chi non lo fa è condannato a restare uguale a se stesso per sempre, che è la cosa più sbagliata, no? Restare uguale a se stessi. Cambiare invece, no? Quando ti dicono ah sei cambiato, ah ma non sei più quello di una volta, ma grazie che me lo dici che non sono più quello di una volta, ma io voglio cambiare. Tu magari percepisci che io sia cambiato in peggio, beh me lo dici per questo che sono cambiato in peggio, perché la tua idea di me era differente, oppure perché sei cambiato tu anche, no? E sono cambiate le tue percezioni, oppure perché non ti piaccio più come sono, e ci può stare questa cosa. Però essere cambiare nel tempo è fondamentale. Chi rimane sempre uguale a se stesso non migliora, ma anche sul posto di lavoro, no? Non cresce, non vuole imparare e nella vita non migliora come persona, nei rapporti, negli affetti, non impara dai propri errori, è destinato a restare sempre se stesso e quindi non, per me è un grandissimo errore questa cosa, no? Ok, oggi sermone. A un certo punto mi è venuto il sermone oggi. Me l'ha scritto una volta uno su TikTok, no? Perché su TikTok facevo i video l'estate, e di video di viaggi, e poi quei giorni che pioveva e stavamo fermi con il furgone, facevo un video in cui dicevo, portavo alcune considerazioni. E c'era sempre un utente che scriveva oggi sermone. Mi faceva sempre tantissimo ridere. Ok, mi sono dilungato molto e non ho letto tutti i tuoi commenti, ma e tutti i vostri commenti adesso li leggo, ragazzi, li recupero. Arrivo, non bevo un goccio di acqua perché mi sono disidratato a blaterare così a lungo. Allora, dove siamo? Qua. A me ha aiutato molto la filosofia dell'Oponopono e secondo me è una filosofia molto potente. Beh, ma non per niente Giovanna, che è la principale, Giovanna Garbuio, che è la principale rappresentante in Italia di questa filosofia di pensiero, è anche un grande autore che vende moltissime copie, perché questa filosofia è potentissima. Quindi si merita tutto il successo che ha. Quando pensi del libro, l'ho letto tempo fa, mi è piaciuto molto anche a me. Secondo me è un libro... E secondo me è molto semplificato, nel senso che si vede che è uno stile di scrittura americano, no? Tipo The Key, no? Che è molto semplificato, tipo The Secret, che sono libri molto semplificati, perché forse funziona molto, cioè è un modo di comunicare, ecco, all'americana un po' questo, però allo stesso tempo l'ho trovato un riassunto di concetti molto potenti che, come tutti i libri di questo tipo, avevo già trovato in parte sotto un'altra chiave. Daniel ne dà una chiave di lettura ancora diversa, no? Che è molto interessante, però i concetti sono di fondo sono sempre quelli del Krishnamurti, sono sempre quelli del buddismo, sono sempre quelli che troviamo poi nel potere di adesso, anche nell'Oponopono, insomma, no? sono un po' quello, un po' un distillato di quei concetti lì che vengono posti sotto un'altra chiave di lettura, ed è una cosa giusta da fare porre sotto un'altra chiave di lettura, perché serve ad arrivare a portarle a delle persone che magari sotto altre chiavi di lettura non li capirebbero. E quindi ben vengano libri che riportano concetti così sotto un nuovo modo di porli, più fresco magari, più al passo coi tempi, più adatto a una certa cultura, e come ha fatto Daniel. Francesco, tu hai consolidato una linea, uno stile di vita ben precisi, vai avanti senza tentennamenti e senza guardare quelli che criticano in continuazione. Questo su YouTube poi è obbligatorio perché sennò se ascoltassi tutti non farei mai niente. È una critica continua da parte di tantissime persone, quindi non si può fare diversamente di fatto. Allora, dunque, Galeone dice: un altro principio importante secondo me è anche quello del non attaccamento, cioè capire che nell'universo tutto è un cambiamento e quindi non ha alcun senso attaccarsi a qualcosa. Vero, difficilissimo da applicare anche questo. Difficilissimo. Allora, abbastanza facile una volta che si segue un certo percorso non attaccarsi alle cose, agli oggetti, no?
alle proprietà, eccetera. È molto difficile il non attaccamento alle persone, no? Cioè il comprendere che anche il realizzare che anche gli affetti sono qualcosa che prima o poi andranno ad esaurirsi, a finire, no? Che finiranno in maniera certa per via della morte, ma anche in maniera naturale durante la vita, no? Cioè le amicizie cambiano, i rapporti con le persone che ami, a cui vuoi bene, cambiano, finiscono, poi ne nascono di altri. E è molto difficile anche questo è un pilastro fondamentale. Potremmo scrivere un libro di quattro grandi pilastri, ma magari c'è già una cosa che parla di queste cose qua. Comunque molto interessante anche questo, sì, un altro aspetto fondamentale. Tu sei fortunato perché hai trovato una compagna di vita che la pensa come te. Sì, sì, vero, non lo nego minimamente, probabilmente anche molto peggio di me. No. Stare bene con se stessi è lo scopo che ognuno dovrebbe perseguire nella propria vita. Purtroppo alcuni la sprecano cercando di compiacere gli altri, credendo che facendo così si venga apprezzati di più. È vero, ma se ci pensi, VL, anche loro cercano di farlo, no? Anche loro cercano di stare bene con se stessi. Il fatto è che non arrivano a comprendere, che sembra una cosa semplicissima, ma la maggior parte delle persone non lo comprende, che non è compiacendo gli altri che stai bene con te stesso, no? Cioè molte persone sono fortemente convinte che compiacendo gli altri arriveranno ad un certo punto ad essere perfetti per gli altri, o comunque adatti alle situazioni, adatti alla gente che gli, adatti al giro d'amicizia, adatti al posto di lavoro, e quindi questo li renderà felici, li porterà alla pace, non rendendosi conto che questa cosa non funziona per il semplice fatto che gli altri non fanno altro che criticarti dietro le loro maschere, non le maschere, dietro le loro il filtro del loro bagaglio culturale o non culturale, no? Anche se vogliamo. E quindi, come dicevi giustamente, cercano di farlo credendo che però questa cosa si faccia attraverso il piacere agli altri, no? Beh, alla fine si riesce ad amare solo l'imperfetto, il perfetto annoia, tutti siamo sbagli. Questo è bello però, questa è bella, eh? Amare l'imperfetto. Anche questa è bellissima, Dil. Questa me la scrivo perché la voglio mettere nel libro nuovo che sto scrivendo. Quindi ti ringrazio per aver contribuito, Sonia, a questa cosa. Me la scrivo subito tra le cose di cui non me ne frega niente. Come diceva sempre il mio amico. Molto bella questa cosa di amare l'imperfetto, di amare solo l'imperfetto, no? Molto bella, molto, c'è un tema da sviluppare gigantesco. Oggi sermone, ben detto, esatto, Carla. Ok, sono tornato, non vedo nulla. Un aspetto importante secondo me è non credere alle frivolezze. È faticoso e facile vivere e parlare di queste cose nella quotidianità. Ci sono molte tentazioni verso la frivolezza. E a chi lo dici? E a chi lo dici? Perché io è molto facile non cadere nelle frivolezze quando sei da solo, perché quando sei da solo ti concentri sulle cose che ti interessano, che sono sostanzialmente quelle che ti danno soddisfazione, cioè portare avanti i tuoi progetti, i futuri, le tue aspirazioni, dare seguito ai tuoi talenti, alle capacità. Quando sei con gli altri invece è tutto più difficile. Quando sei con gli altri si entra in un mondo di condivisione dove le frivolezze diventano forse il tema principale, no? Adesso non sto parlando di quando ci si trova con le persone giuste, quelle con cui quelle giuste per te, no? Ma quando ti trovi a chiacchierare con del più del meno con le persone, o a fare uscite insieme, gite, uscite, cene, non lo so, qualcosa di questo tipo con le persone che sono generiche, diciamo, ecco, non sono proprio quelle persone giuste che hanno il tuo stesso modo di pensare, no? E lì chiaramente ripiombi, ti rituffi nel mondo delle frivolezze e le tentazioni diventano infinite, no? Dal in quella serata consumi più di quello che consumeresti al ti instaurano, ma non è colpa loro, siamo tutti fatti così, ti instaurano il tarlo dell'inutile nella testa e ti viene voglia di, no? Sei mai riuscito a recuperare qualche rapporto di amicizia di quelli che avevi troncato una volta intrapresa la scelta di vivere senza lavorare? No, non ho mai neanche voluto, sinceramente. Anzi, ti dirò di più, David, in
in diverse occasioni ci sono stati tentativi da parte degli altri di recuperare il rapporto con me, cosa che però io non ho mai voluto fare perché voglio usare il mio tempo solo per le cose che contano veramente. E mi rendevo conto che certe persone sì, erano delle persone con cui stavo bene, però poi alla fine quello che succedeva è che io poi venivo chiamato da queste persone quasi sempre quando queste avevano bisogno di qualcosa. E mai, e parlo anche di un bisogno di uscire a vedere qualcuno, ok? Non una vera condivisione, non un vero aiutarsi profondamente, no? Era sempre un chiedere, diciamo, ecco. E quindi quella volta che vedevo anche sul telefono certe chiamate, certi numeri di telefono, molte volte ho anche ghostato, non ho risposto, perché sapevo benissimo che, non sentendo queste persone da mesi, mi chiamavano sicuramente perché ti ho visto su internet che fai video, sai, anch'io vorrei fare dei video, non è che? Ti ho visto che hai scritto dei libri, sai, anch'io vorrei scrivere dei libri. Tu che sai aggiustare il computer, sai che c'è mia cognata che... No, sempre cose così. Alla fine, no? Alla fine della fiera. E quindi questo opportunismo che è tipico dei rapporti umani, per carità. Ho smesso di... Cioè, mi sono proprio completamente isolato da quel tipo di persone, completamente proprio. E quindi magari... Qualcuno ha tentato di recuperare un rapporto, ma era un rapporto che non mi interessava da questo punto di vista. Bisogna vedere con chi ti trovi. Sì. Purtroppo la maggior parte delle persone usa la maschera per nascondere il proprio malessere interiore. Sì, bisognerebbe che le persone seguissero, ma andassero anche più spesso dallo psicologo, no? Che non è una cosa per pazzi lo psicologo, anzi... è una cosa che ti aiuta, è una persona che ti aiuta a superare i tuoi limiti che tutti abbiamo e che anch'io ho, che non mi accorgo di avere evidentemente, e che se andassi da qualcuno che mi spiegasse delle cose, supererei anche quei limiti, no? Cambierei anche il mio migliorerei anche da quel punto di vista, no? E ci sono persone che avrebbero bisogno, probabilmente tutti avrebbero bisogno di farsi una settimana consecutiva da uno psicologo che gli spiega due o tre cosette della vita, del mondo, dei rapporti umani soprattutto, e che ti aprono un mondo immenso. Io, a me si è aperto questo mondo, e questo lo devo un ringraziamento enorme al mio capo, la persona per cui lavoravo molti anni fa, che spinse tanto per avere degli incontri non so se erano degli psicologi per i dipendenti, e ci andavano tutti i dipendenti a fare questa cosa, ed erano degli incontri di gruppo, non erano degli incontri singoli, non è che mandavano i pazzi a fare questa cosa, ok? Ci andava tutti, e questa persona semplicemente ci spiegava delle dinamiche della vita, e lì ho capito che non avevo ancora capito niente dei rapporti umani, della vita, che ero un cretino completo, che dovevo imparare ancora tutto, e mi è bastato fare due o tre incontri per capire tantissime cose. E queste cose di cui abbiamo parlato prima, no? Il chiedere scusa, il capire che ad un certo punto con una persona ti devi fermare, no? Devi smettere di comportarti in un certo modo, perché sennò le cose vanno a finire male. E poi la comunicazione assertiva, il non porsi mai con gli altri in maniera sgarbata, violenta, capire che le parole sono delle lame potentissime con cui puoi distruggere le persone, no? Tutte queste cose qui, se nessuno te le spiega, non le impari mai nella vita, non le impari mai e rimani, mi dispiace dirlo, ma rimani un cretino, come ero io. Ecco, infatti, come esiste il medico di famiglia, ci vorrebbe anche lo psicologo di base. Sì, dovrebbe essere una cosa che inizia a scuola, secondo me, no? Anche. C'è tanto pregiudizio nei confronti degli psicologi, ma io stesso lo avevo anni fa, ma avevo dei pregiudizi enormi, che fortunatamente, e ringrazio di averli superati, su questi concetti. E invece sono quelle cose che veramente bastano due o tre int giusti e ti cambiano completamente la visione della vita, ma anche certi libri ti aprono completamente la mente. Sì, ma prima di tutto
lo scelgo io lo psicologo, perché molti non sanno neanche loro chi sono. Vero. Sai, però anche qui Gapid, come fai a scegliere lo psicologo? Se sei psicologo, sai valutare lo psicologo. Se non sei psicologo, non sai valutare lo psicologo. Perché, come fai? È come dire mi scelgo io il medico, no? E come fai a sapere se un medico è bravo? Se non sei un medico e non sai niente di quello che tratta? Perché tu Gapi te lo dici, perché evidentemente sei ad un livello di consapevolezza già molto avanti, ok? E quindi comprendi già che ci sono psicologi bravi e psicologi, scusate, incapaci. Mi si è riempito il naso di catarro, adesso parlo come Eros Ramazzotti. Se lo psicologo fosse di base ci sarebbe un grandissimo risparmio, è vero, Dani. Massimiliano, ne so qualcosa fra e nonostante gli insegnamenti è difficile mettere in pratica, cioè il prendere sempre più consapevolezza e farsela propria. È un percorso che dura da sempre, sì, sì. Guarda, una volta un mio ex collega, incredibilmente saggio, mi ha detto una cosa che riporto sempre perché è un grandissimo insegnamento. Cioè, ci sono due tipi di persone nel mondo. Quelle che non si fanno le domande e quelle che invece vivono in una continua ricerca. Cercano continuamente di migliorarsi, perché hanno capito che questa è la chiave, no? Per essere più sereni, per essere più felici, perché il limite della tua felicità sei tu, sai come ti rapporti tu con gli altri, sai come le scelte che fai, la cultura che hai, questo è il tuo limite, no? Il nostro, senza puntare il dito contro nessuno. E quindi è una grandissima verità, no? Chi non si fa le domande, ma domande interiori, no? Sono felice, cosa posso fare per cambiare questa situazione? Perché credo che tutti siano dei cretini? Credo che tutti sbaglino? Non mi va mai bene niente? In tutte le situazioni in cui mi trovo non sto bene, no? Perché non sono felice? Mi sto realizzando? È questa la vita che volevo, no? Mi sto comportando bene come padre, come madre, come figlio? Mi sto comportando bene come figlio? Cioè, Sono tutte quelle domande che quella categoria di persone si pone e quella cresce. L'altra categoria di persone, quella che non si pone le domande, non cresce, rimane sempre uguale ed è purtroppo è destinata nella vita, nella stragrande maggioranza dei casi, poi c'è chi nasce con una sensibilità differente, è destinata purtroppo nella vita ad essere infelice o comunque ad avere problemi in generale. Senza accorgersi che il problema è lui, che sono loro il problema, no? A volte penso quanto il web ci abbia salvato dal dover stare per forza con la gente del posto in cui siamo nati. Vero. Anche se non possiamo incontrare fisicamente le persone, parlare e confrontarsi online con persone simili a noi, per me rappresenta un progresso per la società. Sì, è vero. Come tutti, no? Come tutte le cose, David, giustamente, come dici, il web è uno strumento, usarlo nella maniera corretta, imparare ad usarlo nella maniera corretta è una marcia in più, no? È una marcia in più. Io ho avuto amici che si rifiutavano di usare i social perché i social sono il male. Sono il male se non li conosci. Se li conosci sono un'incredibile fonte di informazione, ma devi sapere cosa guardare, cosa leggere, un'incredibile fonte di conoscenza di persone, di nuovi incontri e anche un'opportunità di guadagno fondamentale che ti può salvare la vita se hai un problema economico anche, no? Cioè, ma che senso ha non fare una cosa, non essere su un social, ad esempio, no? Cioè, ma se sei sufficientemente consapevole da saper dominare quel social, ma stacci, usalo, c'è qualcosa di buono per te lì dentro, eh? Sì, soprattutto quei ragazzini e ragazzine aggressive e antipatiche. Francesco, forte quando capisci che sei un cretino e pensi cazzo che sono stato. È un buon punto di partenza, sì. Poi quando riesci ad ammetterla questa cosa, no? Che dici sono stato veramente un cretino, lì cambia tutto. Giulio Cesare Giacobbe è uno psicologo che fa molti libri interessanti, secondo me ve lo consiglio. Mai sentito, Galeone, andrò a cercarmelo.
Beh, se no poi c'è, ce ne sono psicologi bravi, ce ne sono tantissimi. Per esperienza, gli psicologi non ti danno risposte, vero? Ti aiutano a vedere le domande. Sì, di solito dallo psicologo le risposte te le dai tu, diciamo, te le dai tu. Però loro in qualche modo ti aiutano, ti incalzano, ti mettono sulla strada, no? E sto leggendo Il potere di adesso, è illuminante. Anch'io lo sto rileggendo, Massimiliano, veramente. Anch'io, guarda che strana coincidenza, anch'io lo sto rileggendo. Anche perché il nuovo libro che sto scrivendo mi piacerebbe impostarlo un po' come Il potere di adesso, con domande e risposte. Perché, beh, non vi spoilerò troppo, però mi piace troppo quel modo di scrivere. A parte che Il potere di adesso è scritto, è anche tradotto in maniera perfetta. Forse quasi, non lo so, forse quasi più incisiva la versione italiana, la traduzione in italiano che quella, che la versione originale, secondo me. Ma è proprio potentissimo perché racchiude, è proprio un succo, un concentrato di informazioni che spiegano benissimo. È illuminante e, come detto, sto rileggendo perché non è mai abbastanza. È vero, ogni tanto bisogna dargli una letta. Beh, credo che cercare di migliorarsi sia dare un senso alla vita. La vita ha valore solo se siamo noi a darne un senso. Sì. Alla fine la vita è il senso che gli diamo noi, di fatto. Grazie al web ho ritrovato Franz. Esatto. Ecco, tu, Tero Oldego, che non svegliamo il tuo vero nome, o lo svegliamo, non so. Sei uno di quegli amici che nonostante non ci siamo più sentiti nel tempo, comunque sei sempre rimasto un amico, nel senso che poi quando ci siamo parlati quelle volte, perché poi non ci vediamo dalle elementari, non usciamo insieme dalle elementari, però quelle volte che ci siamo incontrati per caso, che andavo a correre, ti incontravo eccetera, mi sono sempre trovato super in armonia con te, e poi siamo sempre stati grandi amici anche di infanzia, ci siamo sempre capiti, poi ci siamo persi perché abbiamo cambiato il luogo in cui abbiamo vissuto entrambi per un certo periodo. Però non svelo il tuo vero nome perché la privacy è fondamentale. Chi non cresce e resta uguale resta infelice perenne, non vede la causa del suo dolore e resta lì, impantanato. Verissimo, verissimo. Ruben, porsi domande implica delle risposte. Coloro che non si pongono certe domande non lo fanno per paura della risposta. Ho sintetizzato un concetto più profondo. Sì, è vero. C'è anche questa grande paura di darsi le risposte, no? Un po' come quando hai paura di, che ne so, aprire la pagella perché sai in cuor tuo che qualche voto non sarà buono, no? La stessa cosa è aprirsi a certe domande, no? Quando ti funi 100 domande, sai che dovrai ammettere certi sbagli, ammettere di aver fatto magari un percorso che poteva essere diverso, ammettere di aver fatto scelte che hanno condizionato la tua vita e magari anche quella degli altri negativamente, e tante volte non vuoi vederle queste cose, quindi vai avanti dritto come un sergente. E c'è anche questo tema fondamentale del fatto di aver paura delle risposte che bisogna comprenderlo. Guarda, io ho parlato con molti psicologi, sia in terapia che fuori, personalmente, molti di questi non si capiscono neanche loro e ti fanno fare quasi solo ragionamenti mentali e purtroppo non funzionano così. Va capito come cambiare il tuo paradigma inconscio e quello l'ho imparato da solo. Ciao Pippino. Ok, di Giacobbe mi è piaciuto molto Come diventare un Buddha in 5 settimane. Me lo andrò a vedere, Galeone, me lo andrò a vedere. No, Francesco Giulio Cesare Giacobbe ha scritto libri stupendi, devi leggerli. Sì, ma vado veramente a guardare. Cioè, ci saranno dei video, immagino, su YouTube. Cioè, c'è un video per ogni cosa. I miei preferiti sono Come diventare un Buddha in 7 settimane. L'ha già scritto, sì, ok. 15-20% della popolazione è cosiddetta ipersensibile. In questi casi è esserne consapevoli e lavorare molto per affrontare la vita di tutti i giorni con persone che non lo sono. Eh sì. Perché gli ipersensibili... Gli ipersensibili sono quelli forse che devono lavorare di più in assoluto, no? Sulla capacità di distaccarsi dalle cose e dagli altri, e dal giudizio degli altri, che è fondamentale. Umberto Galimberti, bravissimo, criticatissimo anche, secondo me. Io ho visto, ad esempio, lo critica tantissimo Rick Dufer,
Louis Buffet lo conoscete sicuramente qui su questa piattaforma, lui è onnipresente, lo critica molto. A me piace invece Galimberti, mi piace molto il suo modo di vedere le cose, a parte che ha una cultura enorme, ha scritto un'infinità di libri, penso mi sembra più di 40 libri, secondo me è molto bravo, anche a me piace molto, però è anche molto criticato. C'è un altro libro di Tolle che ho adorato ed è Il Nuovo Mondo, ce l'ho anch'io, l'ho letto, però mi è sembrato tanto ripetitivo con le cose che ci sono anche nel Potere di Adesso. Il Potere di Adesso mi ha cambiato la vita, sì, anche a me, e devo ringraziare il mio caro amico Marco che me l'ha regalato, anzi me l'ha imprestato, la sua versione, la sua cosa me l'aveva imprestata, e mi ha cambiato completamente la vita anche a me. Infatti vorrei scrivere il nuovo libro sulla falsa riga come struttura, intanto come, non copiando i temi, ovviamente i temi ormai sono ultra sdoganati quelli. E con la stessa struttura del Potere di Adesso, perché anche come un grandissimo omaggio a Toll, che è uno scrittore che per me è stato fondamentale. I social sono come gli amici, si silenziano. Grande sarà il nostro Hector Toll italiano, va bene, speriamo di avere quel successo lì, speriamo, che è mondiale. Il Potere di Adesso è stato tradotto in 30 lingue, mica bruscolini. Vero Franz, ti sento sempre amico, grazie per le belle parole, presto, ciao caro, ciao carissimo. Magari qualche volta ci si dovrebbe vedere a fare una gita in montagna, con famiglia anche, con famiglia. Caro Francesco, questa è una di quelle bellissime, live, immagino bellissime, che fanno crescere, grazie a tutti, grazie a te Carlo, poi grazie soprattutto perché ci sei sempre e poi dai sempre un contributo molto profondo alle serate, ma come tutti gli altri, come Saxonica, Gisella, Simpli, tutti quanti, non Massimiliano, adesso li sto leggendo, ma io li so i nomi delle persone, e poi anche Dr. Cobra che è spesso volentieri con noi, li so i nomi, li conosco i nomi delle persone che sono sempre presenti, no? E che danno un contributo interessante alle serate, sempre molto educato, sempre molto profondo, persone che si vede che hanno fatto, ma tutti, non vogliatemene David, non vogliatemene se qualche nome non l'ho detto, persone che si vede che hanno già fatto un percorso nella vita e che sono qui a parlare di questi temi, e che poi sono sempre quelli, li riprendiamo fuori ogni tanto, no? Li riprendiamo in mano ogni tanto e li rispolveriamo perché ci fa bene all'anima questa cosa, ma si vede che siete tutti persone che hanno fatto già un grande percorso, che hanno già capito tantissimo e che sono persone evidentemente molto equilibrate, soprattutto in una continua ricerca, no? Che è la cosa fondamentale. È vero, anch'io ho avuto un'amica psicologa, era piena di paturnie e in poco tempo me le sparava addosso, però porca miseria. Fra se posso consigliare, Francesco Catona ha un canale YouTube, è uno psicoterapeuta in gamba e lo fa in modo originale, e non lo conosco, però puoi consigliarlo molto, cioè, lo consigliamo, se dici che è bravo sono contento. Sto leggendo un libro sulle persone altamente sensibili, molto interessante. Scrivi il titolo, Gisella. Le interazioni su questi argomenti sono una meraviglia. Sì, ero quasi tentato di aprire Discord questa sera, ma dopo con Discord poi interviene sempre una o due persone, basta, e poi si monopolizza un po' la serata, e quindi non è proprio funzionale. Se la nostra società fosse migliore, avvocati e psicologi non esisterebbero, perché le persone parlerebbero tra di loro. Se fossero tutte oneste non servirebbero nemmeno i notai, aggiungerei, Sonia. E sai già quando uscirà il tuo nuovo libro? Devo ancora quasi iniziare a scriverlo. Cioè c'è tutta una struttura, c'è tutto uno scheletro, ci sono i capitoli abbozzati, iniziati, ok, però la ciccia non c'è niente. E sinceramente adesso, in questi giorni, non sto praticamente facendo nulla, mi sto rilassando, sto andando nei boschi, non sto facendo quasi niente perché voglio prendermi un periodo così di relax. Però ho due grandi progetti e vorrei portare avanti questi due libri contemporaneamente. Come solito non vi svelo cosa contengono perché
come diventare invisibili sono testi completamente nuovi, cose che nessuno ha scritto mai, e quindi chiaramente è molto facile che rubino l'idea e quindi e che escano prima, cioè, c'è molta competizione in questo ambiente, magari voi non lo vedete da dietro, ma dietro le quinte ve lo assicuro c'è molta competizione, c'è anche molta invidia, secondo me trapela questa cosa, e quindi meglio se non dico niente, ok? Ho provato ad andare dallo psicologo, ma a parte l'investimento importante, 100 euro un'ora, sì, questo è un grande ostacolo, però ci sono anche quelli della mutua, psicologi. Ho notato professionisti un po'... Grazie mille, Dr. Cobra, per l'abbonamento con Prime. Ah, vi ricordo, carissimi amici, a tutti quanti, che se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis. Non vi costa nulla, 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 è tutto gratis. C'è un bottone viola qua sotto. Però mi aiutate a crescere. Probabilmente non ho trovato quello giusto, però utilizzare dei farmaci non è per me. Però forse tu, però lo psicologo e i farmaci, cioè, sono due cose differenti, no? Nel senso che forse tu sei più andata da uno psicoterapeuta o uno psichiatra, perché lo psicologo vai anche semplicemente a parlare, non è che è detto che devi prendere farmaci, no? Però non lo so, non vorrei dire sciocchezze nella tua esperienza. Cosa ne pensi di quello che è successo questa settimana al liceo Montale? Non so niente. Della preside che è andata con quel ragazzo maggiorenne? Ma se è maggiorenne? Quella cosa lì? Ma se è maggiorenne, secondo me, non vedo un grande problema, no? La cosa particolare è che ho risolto dei miei problemi emotivi e mentali non con gli psicologi, ma li ho risolti indirettamente passando del tempo con delle persone diverse da me. Ritrovo spesso questo pattern nella mia vita. Quando chiedo e cerco di capire, trovo le persone sbagliate. Quando non chiedo e non cerco la soluzione, si presenta... Connessione disastro, adesso ragazzi, non preoccupatevi, è colpa mia. Quando non chiedo e non cerco la soluzione, si presenta in modi che non mi aspettavo. E questa è la vita che ti dà le soluzioni, evidentemente. Galimberti è criticato perché tocca argomenti importantissimi, esempio quello sui bambini, vero? Secondo me è consapevole che le sue generazioni del futuro sono fondamentali, che le generazioni del futuro sono fondamentali. Tutto passa dai più piccoli, se pensiamo bene e ci riflettiamo siamo oggi quello che abbiamo creato ieri, verissimo, andando a ritroso si arriva all'essere stati bambini, persone che vanno educate, vero, 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 vero. La scuola è fondamentale e lo hanno capito molto bene i preti, che fanno la religione a scuola nonostante lo Stato sia laico. La butto lì per farmi odiare un po' di più già da un'altra fascia di persone. Conosci il canale YouTube di Spazio Grigio? Sì, conosco, ho anche scritto a... Oddio, adesso mi è sfuggito il nome. Irina, gli ho anche scritto, ci siamo anche scritti privatamente e volevo invitarla, le ho chiesto di venire, però lei è una cosa che non fa, mi ha detto, quella di venire a fare interviste, è un'esperienza che non ha mai fatto e quindi non le andava, non si sentiva di farlo, ecco, non si sentiva tranquilla, quindi ovviamente l'ho rispettata perché è giusto così. Io non mi sento molto equilibrata in questo momento, va bene, meglio di no Discord. Quali libri e personaggi ti hanno influenzato di più in senso positivo? Allora, diciamo che tutta la filosofia del buddismo mi ha influenzato molto, Il potere di adesso mi ha influenzato molto, molti scritti di Terzani, quasi tutti gli scritti di Terzani, Il potere di adesso l'ho detto, sì, poi tante cose, quasi tutto quello che ha scritto Krishnamurti, basta, queste cose qua. Ad esempio non mi è piaciuto quasi niente, mi sfugge il nome. Ok, qui siamo proprio sull'off topic più totale. Ora che stanno dismettendo il Green Pass, verrò dal vivo probabilmente alla tua presentazione del prossimo libro, va bene. C'è un libro che ho letto, Le persone sensibili hanno una marcia in più, trasformare l'ipersensibilità da svantaggio a vantaggio, molto bello ed utile, di Rolf Sellin. Va bene, grazie per la segnalazione. Sì, la cosa che colpisce, sono tornato, fatemi vedere,
Mi sembra di essere tornato. Sì, sono tornato. Non lo so, ragazzi, è caduta di nuovo la connessione. Ho cambiato anche operatore, ma si vede che questa sera è una serata sfortunata. Irina è incinta, lo so, infatti gli ho fatto gli auguri. E mi ha detto anche questo, mi ha detto... è un momento particolare per me, quindi voglio concentrarmi anche su altre cose. Sì. Sta di fatto che poi è uscito dopo che ci siamo parlati, è uscito un suo video che si intitola Smettere di lavorare. Quindi in un certo modo l'ho condizionata, ma lei mi ha detto che mi seguiva, che mi segue i miei video, eccetera. È stato però divertente poi vedere che dopo la nostra chiacchierata è uscito. Mi sa che più o meno guardiamo gli stessi canali, e penso proprio di sì. Qualche puntata fa ti consigliai il libro Un'anima sconfinata, poi ho avuto modo di leggerlo, l'ho messo nella lista, non delle cose di cui non me ne frega niente, David, l'ho messo nella lista e lo prendo e lo leggo. Vi saluto, ragazzi, perché la connessione... Allora, niente, ragazzi, vi saluto, perché la connessione è tornata ad essere instabile, non so perché.